17 luglio. Consolatevi ed edificatevi gli uni gli altri. Prima Tessalonicesi 5:11. Strumenti nelle mani di Dio. L'imperativo del testo della meditazione di oggi è chiaro e riguarda ogni credente. Consolarsi ed edificarsi a vicenda. Questo è quanto devono fare i cristiani. Certamente non è facile, ma con l'aiuto del Signore è possibile. Chi agisce secondo il comandamento del Signore onora Dio, oltre a fare del bene agli altri. L'Apostolo Paolo dice: «Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta». Efesini 4:29. Le parole sono come martelli. Possono essere usati per distruggere o costruire. Tutto dipende dalla persona che li maneggia. È facile far parte della squadra di costruzione, come lo è altrettanto essere membro della squadra di demolizione. Caro lettore, anche se vivi in una famiglia con difficoltà, se hai degli amici con un brutto carattere, dei colleghi di lavoro che non sono animati da buoni sentimenti nei tuoi riguardi, fai la tua parte. Impegnati ad agire sempre per il bene degli altri e per certo il Signore ti onorerà perché tu possa essere uno strumento di consolazione ed edificazione.